sei la ricchezza, ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza. Benvenuti amici telespettatori a questa nuova puntata dedicata alla cucina di piacere e sapori. Ricordiamo che è una produzione di Graziano Tomarchio TV e che è condotta dalla sottoscritta Dominga Pizzi. Bene, ci troviamo sempre all'interno dei locali del Cuoco Felicione e siamo ansiosi di vedere cosa oggi ci andrà a preparare. Buongiorno Dominga, buongiorno a tutti. Oggi andiamo a preparare un piatto tipico reggino. Facciamo un primo piatto. E qui abbiamo la famosa stroncatura. La famosa pasta, la pasta dei poveri. Perfetto. Come si suol dire. È la pasta dei poveri, un prodotto nostro da Gioia Tauro a Reggio Calabria. È un prodotto che è nato qui, come hai detto tu, la pasta dei poveri è nata dalla povertà. Si narra che le rimanenze e gli scarti, diciamo, del mulino, la fame ha portato a queste persone a inventare questa pasta. Quindi che varie poi, farine messe, sì, non solo di un delle tipo. Prime farine, i primi grani, che era molto grezza. Perché quando si andava alla farina si va a sbucciare, diciamo, il germe, e i primi grani, l'integrale, proprio era una pasta molto profumata, molto saporita, che poi ora nel tempo bene o male si è rivalutata, è diventato il piatto tipico e non solo. Per fortuna le vecchie cose si stavano perdendo nel tempo. Ora sono ritornati alla ribalta e la stroncatura, come altri prodotti, il bergamotto, il pesce stocco, sono diventati prodotti identitari della nostra, perfetto, terra. Che bene. Hanno anche un costo. Una volta era tutto un cibo dei poveri, ora è come lo stocco. Come lo stocco, anche il bergamotto. Una volta il bergamotto veniva dato agli animali, al maiale, dai, e poi si usava solo per le essenze. Ora si è capito che questi prodotti unici che noi abbiamo nel nostro territorio, che si trovano solo da noi, la cosa bella è che si trovano solo qui nel centro di Reggio di Calabria, ok, hanno preso, li stiamo valorizzando perché è un prodotto rivalutando, unico. Rivalutando, questo è il termine esatto. Allora, cuoco Felicione, tu mi insegni che questo tipo di pasta, la peculiarità è che è molto porosa e ruvida. Sì, quindi questo fa sì che cosa? Che si va l'acqua? È molto, diciamo, sapore. Allora, con l'impasto rispetto alle classiche farine normali che sono lavorate, questa è una farina, sono le prime farine. Qui abbiamo tre tipi di grano. Abbiamo farina di semola di grano duro, farina di segale, il famoso jurmano, grano nostro, e una farina rimacinata del grano dell'Aspromonte. Sono proprio i primi grani, dove logicamente, come l'integrale, è molto più profumata, molto, io dico sempre molto che non è una pasta, sicuramente. È un mondo a sé la stroncatura. Bene, l'andiamo a realizzare subito. Semplicemente la classica stroncatura noi l'abbiamo chiamata la mudicata, dove, come si faceva una volta, le nostre ricette semplici: aglio, olio, un po' di prezzemolo, un'acciughettina, il peperoncino, un pomodoro secco e alla fine naturale, la famosa, per legare, il famoso formaggio, la mollica dei poveri. Il formaggio dei poveri, il formaggio perfetto. Dei poveri. Semplicemente, allora, andiamo a mettere su una padella sul fuoco. Io dico sempre olio in abbondanza, perché la famosa aglio olio deve esserci, deve essere l'olio. Perfetto. Cosa molto importante, siccome la pasta ci vuole 10 minuti di cottura,
Noi per questioni di tempistica, per questione di tempo abbiamo già anticipato, già, ma già a caso semplicemente butti giù la pasta, questo si fa in 10 minuti questo piatto, metti la padellina con l'olio, si fa andare piano piano perché l'olio non deve superare il punto di fumo e l'aglio non si deve bruciare, si deve profumare un po' di tutto. Abbiamo messo olio, aglio, io aggiungo un po' di prezzemolo, si può aggiungere un po' un profumo di basilico, due acciughettine, eccole qua, si vanno sciogliendo. Io aggiungo il pomodoro secco, che è sempre un prodotto anche nostro, non tutti lo aggiungono, ma per me il pomodoro precedentemente secco precedentemente fatto essiccare al sole come sì, una volta bene e male, poi messo sott'olio. Li trovate anche al supermercato in prodotti locali, li trovate da noi. Qui c'è un po', facciamo un mix di aglio e peperoncino fresco un po' messo sott'olio per mantenere. Ora allora, lo vedi piano piano, ora alziamo leggermente, incomincia a rimandare tutti i profumi, tutti a i sapori, il peperoncino anche che è della nostra, il peperoncino calabrese. Qua abbiamo tutti i prodotti calabresi, pomodoro secco si faceva una volta, il peperoncino un prodotto nostro come l'anduia, due acciughe si trovano nel mar Mediterraneo, l'olio evo nostro, l'aglio. Ora il tempo che è della cottura della pasta, comincia, vedi, piano piano a soffriggere un po' il tutto. Inizia a sfrigolare l'acciuga, sì, pesce, sì, azzurro, che bisogna sempre mangiare perché fa bene. Quindi c'è un po' di tutto, cari amici telespettatori. Ricordiamo che queste puntate vanno su Telespazio TV, su Calabria TV e sulla TV del Gusto a rotazione. Così chi non ha potuto vedere una puntata riesce tranquillamente a vederla, perché andando a ruotare facciamo vedere tutti i piatti che il nostro cuoco Felicione ci andrà a realizzare. Sì. Vanno dagli antipasti, vanno al primo, vanno dal primo al secondo, insomma tutto quello che è prodotto identitario della nostra terra, della nostra città, della nostra regione. Nel frattempo i profumi si stanno espandendo nel locale. È salita un po' la temperatura, la facciamo un attimino andare. Abbassiamo ora, la mettiamo a fiamma minima, un paio di minuti, non deve cucinare tanto. Perché il tempo della... si andrebbero a deteriorare anche. Sì, un devono pochino rimanere tutti i profumi. Tutte queste ricette, allora ritorniamo sempre che sono tutte ricette che si facevano una volta, ricette del passato. Non c'erano tante volte queste lunghe cotture, queste lunghe attese. È un piatto molto semplice. Ma aiutano poi anche le casalinghe di adesso, che comunque le casalinghe, le donne che lavorano poi fuori... Io dico sempre, se manca un prodotto si può aggiungere un altro, si possono mettere le olive a gusto, si possono aggiungere i capperini, quello che si trovi quello in che c'è dentro la dispensa, non c'è bisogno proprio di andare a fare la spesa se manca qualcosina. Generalmente questi li si hanno sempre. Eccolo qua, se lei vede. Quindi un piatto veloce che, ripeto, semplice, che la donna perfetto adesso lavora anche, quindi non sta in casa, ritornando dal lavoro, mentre inizia subito a far bollire l'acqua. Perfetto, ora qui ci abbiamo del finocchietto fresco che andiamo a mettere a profumare. Lo mettiamo un po' alla fine, finocchietto, perfetto. Andiamo, intanto la pasta precedentemente è già pronta. Sì, lo abbiamo detto che per questione di tempistica già televisiva l'abbiamo messa prima a lessare, così ora si va Mario ad amalgamare il tutto. Cosa molto importante, si alza l'olio. Senti, incomincia, deve soffriggere. La pasta si deve soffriggere, l'aglio e olio deve soffriggere. Ecco qua, guarda. Alziamo un attimino. Cosa molto importante, mettiamo un coppino d'acqua calda. Così si va un pochino... Così rilasciamo, ora si alza un po' la fiamma, incomincia a cucinare, la pasta rilascia un po' i suoi amidi, incomincia a farsi già la cremina sua naturale. La cosa molto importante è che in questo momento, in questo piccolo passaggio, questo è un coso tecnico, di lasciare cucinare senza muoverla tanto. Aspettiamo qualche minuto di attesa.
Nel frattempo tutti i profumi e gli odori si stanno sprigionando. Sì, rimane il profumo dell'olio, perché noi mettiamo un olio all'aglio, si può fare anche a casa semplicemente un po' di olio d'olivo, uno spicco d'aglio, un po' di prezzo, un profumino, si lascia lì, si mette in frigo e mantiene rimane, un bel certo, po'. E c'è quell'olio profumato per tante volte perché ha dei problemi o dei vestiti con l'aglio, anche mettere un cucchiaio di olio all'aglio profumato molto semplicemente. Ecco qua. Ecco, anche in questi piatti, cari amici telespettatori, si va a denotare la passione anche che il nostro cuoco Felicione che ha spadellato, che io non riuscirei mai a spadellare. Vabbè, a casa si può fare le prove. No, e come facciamo le prove? Alla fine, guarda qui, mettiamo un go di mollica, bella, abbondiamo. Che sarebbe il formaggio dei poveri, prima non c'era il formaggio. La mollica che cosa deve fare? Si deve assorbire tutto quell'olio. Quindi si devono andare ad amalgamare, a sposare, a creare questa densità. Perfetto. La mollica ha assorbito l'olio. Mettiamo un piccolo cucchiaio di acqua. Guarda qui, guarda. Naturalmente dipende dalla bravura, dall'esperienza, perché ha visto che comunque la mollica aveva preso tutti. Sì, la mollica che fa? Si assorbe l'olio. Diciamo che in termine tecnico calabrese si impadda. Allora tu che fai? Io metto un goccio d'acqua e fa la crema. E io la faccio così, la guarda qua, è diventata una crema. Quella mollica è diventata una crema. Perfetto. Ci siamo, il piatto è pronto. Io amo quando spadellano, proprio poi lui il cuoco e facciamo Felicione, un'altra. Dai, spadelliamo, facciamo vedere che bello. Quindi tutti i profumi poi, e gli odori vengono su. Poi essendo qui davanti alle persone, quando salto la pasta, che sei in pieno lavoro, le persone rimangono un attimino, perché a vedere con uno o due padelle saltare la pasta e impiattare è un, diciamo, uno spettacolo per le persone. Eh sì, infatti è una peculiarità tua avere la cucina a vista davanti. Perfetto. Proprio ai commensali che sono seduti a semplicemente degustare. Semplicemente noi le andiamo a servire dentro questa spettacolare terracotta. Ah, questa è dove l'andiamo a mettere. Perfetto, per due motivi. Lo diciamo sempre, l'occhio vuole la sua parte, perché oltretutto andarla a mettere qua cosa significa? Per due motivi mi per stavi due motivi, spiegando, aspetta. Ti aiuto allora, io, qua. Dimmi se devo fare qualcosa. Niente, solo assaggiare e mangiare. Dopo non Perfetto. Preoccuparti. Allora, intanto per due motivi, uno per la parte estetica si va a ricordare la terracotta, cosa Bellissima. Molto importante, la terracotta che... E il prodotto rimane caldo anche per 10 minuti, abbiamo già testato. E poi, a parte l'estetica, quando vai ad aprire così si arriva tutto il profumo seduto davanti al cliente. Guardate le tecniche per poter accaparrare. Cosa molto importante, e anche i piatti dei primi consiglio di usare piatti fondi, perché che cosa succede? Un piatto è aperto, un piatto piano, quando metti il piatto di pasta si fredda subito. Il piatto fondo così, a parte che questi anche sono termici, la temperatura della pasta ci mette più tempo a raffreddarsi. Allora, quindi tu hai la possibilità di gustare un piatto quasi sempre fino alla fine che è sempre caldo. A temperatura caldo. E quindi questo è il modo anche di accaparrarsi, di tenersi sempre più belli i propri clienti, e questo è uno dei modi. Anche il piatto, anche come ha spiegato lui, che è importante che mantenga la cottura, anche perché qualcuno vuole, anzi più di uno vuole mangiare caldo. E quindi assaporare bene il gusto. Sì, allora ora c'è la tecnica, tutti si vedono questi, sai, per gli impiattamenti, per la bellezza, per le foto del piatto, si fanno tutte queste intrecci di pasta, tutte queste cremine messe in questi piatti grandi, che è bello grandi anche da parolone, vedere. Grandi parolone, però poi alla fine tante abbiamo volte la sostanza. Il bello non balla, perfetto. Alla fine ci vuole la bellezza, ma ci vuole anche... E io ora di nuovo per l'ultima volta, perché siamo in chiusura, guardate, ecco. Già esce il fumo, già esce ma il profumo. Ma rimarrà così altri 10 minuti, sempre già calda. Già esce il profumo. Io sono rimasta con la pasta in mano, con la nostra stroncatura. Felicione passa di qua, io ritorno alla mia postazione, perché siamo proprio in chiusura. Abbiamo fatto vedere una nuova ricetta. Questa volta è stato un primo proprio... con un prodotto
prodotto identitario della nostra città. Un primo reggino, diciamo. Reggino. La struncatura, ha spiegato anche il nostro cuoco Felicione come nasce, come si narra, anche la, ha narrato anche la leggenda. Insomma, ha fatto venire l'acquolina in bocca. Naturalmente noi abbiamo dato la ricetta, però per chi volesse non deve altro che venire a trovarlo. Ricordiamo sempre che è una produzione della Graziano Tomarchio TV, Piacere e Sapore, e noi sempre in ogni puntata vi delizieremo con tutti i piatti del nostro cuoco Felicione. Perfetto. Siamo in chiusura, io vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Non sveliamo mai cosa cuciniamo, noi ci stiamo un po' dilettando. Lasciamo sempre un po' la suspense. Non spoileriamo come si usa ora. Ok, ma vedi che sta riscuotendo assai successo. Ci chiamano, ci chiedono dove ti trovi, perché naturalmente non sono tutte persone della zona. Perfetto, quindi... ci trovate a Reggio Calabria. Ecco, ne approfitta subito. Vabbè, logicamente il ristorante si chiama Drogheria Culinaria. E ci trovate tra il Corso e la Via Marina, in via Giulia numero 2B. E poi ci potete seguire sulle nostre pagine internet, Facebook, Instagram, quant'altro. E chi più ne può più ne metta. Perfetto. Quindi a due passi dal corso, a due passi dal chilometro più bello d'Italia soprannominato dal D'Annunzio. Bene, a me non rimane altro che darvi l'appuntamento alla prossima. Un bacio dalla vostra Dominga Pizzi con la struncatura. Grazie a tutti. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza, ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Se vuoi gustare la freschezza,